Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con un nuovo episodio di Minecraft, signori. Allora, proseguiamo con le nostre avventure su questa serie, signori. Prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per gli incentivi e per il supporto che date a serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e ho bisogno del vostro supporto, signori. Io ce la sto mettendo tutta. Siamo arrivati al 105esimo episodio, se non sbaglio. Mi raccomando, voi basta semplicemente un clic sul tasto per iscrivervi al canale, un bel like se ne avete voglia e anche un bel commentino tecnico-tattico che fa sempre piacere. Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi andiamo a completare la mega bolla di vetro delle rane, signori. Quindi intanto recuperiamo quest'altro. Oh, qui non sta a cuocere più nulla. Ha finito tutto quanto il vetro, signori. Ok, ha finito tutto il vetro che avevamo messo a cuocere. Quindi intanto direi che ci finiamo di cuocere questo e va bene. Poi ne abbiamo altri 40 che forse sono un po' eccessivi. Quindi per ora direi che secondo me ci basta tutto questo vetro che abbiamo nell'inventario. Signori, recuperiamo il piccone con Silk Touch per non fare errori grossolani. Leviamo questi due che però non servono. Mettiamo i blocchi di vetro, anzi mettiamo un blocco di vetro e un blocco di terra perché ci servirà, signori. Il blocco di terra ci servirà perché dobbiamo fare le varie costruzioni. Ok, abbiamo tre stack di vetro, signori. Sono tanti, ma neanche tanto per quello che dobbiamo cercare di fare. Allora, dobbiamo semplicemente chiudere la cupola tutta verso l'alto. Verrà qualcosa di geometrico? Non penso proprio, signori. Decisamente no, non lo penso assolutamente, però noi ci proviamo. Allora direi che di qua già possiamo iniziare a dare una forma a tutto questo. Il problema è che questo legno ora qui rompe solamente le scatole. Già. E se noi qui apriamo, le rane scappano. Eh già. Quindi, signori miei, dobbiamo fare un altro strato di vetro di qua. Sì. Perché purtroppo non posso assolutamente levare il legno perché le rane riescono a fare i salti più alti dell'altezza che noi abbiamo messo. Di conseguenza, se levo il legno, a parte, che cazzo ci faceva un Enderman qua di botto così a sorpresa? A buffo, va bene, però se n'è andato subito, quindi, perché effettivamente non ci poteva stare lì perché ci sono gli slab, signori, quindi in teoria lì non poteva starci. Di conseguenza l'ha capito al volo e se n'è andato. Tra l'altro qui ci mancava pure il vetro. Bene, quindi stiamo sostituendo il vetro che ci mancava. Mettimelo, grazie. Mettilo qui. Ok, perfetto. Uno stack già se n'è andato solo per fare questa cacata. Ottimo, ottimo, ottimo. Due? No, due non mi servono a nulla. Quindi con il Silk Touch recuperiamo, grazie. Mettiamo questo di qua. Mi sa che forse quegli altri 40 li devo andare a cuocere. Decisamente sì. Ok, a questo punto possiamo iniziare a chiudere il nostro bellissimo vetro. Ora, se faccio così, tu me lo piazzi sopra, giusto? Ed è proprio quello che vogliamo, signori. Così poi quel vetro di lì poi lo andiamo a levare dopo. Sì, allora qui potremmo fare una sorta di così. Così da andare a chiudere questa parte di qua in maniera carina. Forse questa parte viene facile. Con il legno sotto viene facile. Viene decisamente facile. La stiamo chiudendo tutta, sì, è giusto. Non stiamo lasciando spiragli, no, no. Quindi diciamo che poi qui lasciamo lo spazio lì. Perfetto. Uno stack già se n'è andato solo per fare questo. Però in teoria stiamo andando a stringere. Quindi diciamo che non dovrebbero servirci tutti questi stack e anche quando effettivamente forse non serve far tutta una cosa rotonda, diciamo che non serve effettivamente fare proprio una sfera tonda tonda tonda. Diciamo che possiamo anche farla mezza tonda, una sorta di semicerchio, un emisfero, non so che forma geometrica possa essere questa che sta venendo fuori, però diciamo che verrà qualcosa di enorme. Eh no, sì, diciamo di sì. Diciamo di sì. Basta che noi riusciamo a portarci
un pochino più su di quanto siamo adesso, noi già siamo contenti. Ok, e questo giro l'abbiamo fatto, signori, e fino a qui è stato semplice, diciamo, fino a qui è stato semplice. Ora, la terra andò a cazzarola è finita, la terra ce l'abbiamo qui, ok. Ora, io se io metto un blocco così, tu me lo metti? No, perché giustamente lì c'è c'è il mezzo blocco, quindi facciamo così. Ok, rimettiamo il blocco di vetro qui e saliamo sopra, ok. Ora, no, sono scemo, sono cascato. Sono tutto scemo, non è che sono scemo, sono tutto scemo. Allora, facciamo così, risali su, perfetto. Mettiamo un blocco di terra qui e mettiamo il vetro così. Direi, signori, che secondo il mio modesto parere potremmo anche fermarci qui. Comunque l'alberello là è bello che è libero. Le canne da zucchero e bambù possono crescere un altro pochino. Io direi che secondo me ci possiamo anche fermare qui. Potremmo recuperare un po' di blocchi sicuramente. Tipo questi li possiamo recuperare. Questi li possiamo recuperare. Questo lo possiamo recuperare. Ovviamente li recupereremo dopo. Questo lo possiamo recuperare, ok. Continuiamo a piazzare blocchi come se non ci fossero domani. Dai, così. Qui c'è qualcosa che posso recuperare pure, scusate. Questi qua li possiamo recuperare pure, no? Effettivamente sì. Risparmiamo un po' di vetro, signori. Che cazzarola. Sennò mi serve proprio un deserto per riuscire a chiudere con tutta questa zona. È un poco esagerato poi. Decisamente un poco esagerato. Stiamo facendo un po' di economia. Tanto qui siamo chiusi, sì, questo è chiuso, ma tanto poi faremo un tetto tutto di vetro che andrà a chiudere tutto quanto. Quindi diciamo che se metto il blocco lì non posso salire. E vabbè, intanto recuperiamo questo vetro che ci serve come il pane, signori. Recupera, recupera. Da 8 blocchettini che ne avevamo. Siamo tornati a quanti blocchettini? A 22, va bene. 22, 24. Diciamo che già così mi sembra una buona situazione. Qua qualcun altro lo recupereremo perché ora facciamo il gioco così. Riusciamo a salire? Sì, perfetto. Quindi andiamo a chiudere questa zona di qua. Poi recupereremo l'altro vetro. Giustamente queste torce si possono levare. Io penso che secondo me potremmo anche chiudere così la zona. Secondo me sì. O facciamo un altro piano, che dite? Tanto comunque un poco di sabbia ancora ce l'abbiamo giù da poter cuocere. Certo, viene un pochino più lunga la situa, però no. Mannaggia. Mannaggia a me che sbaglio. Ok. Tanto li recuperiamo, signori, non vi preoccupate. Recuperiamo tutto, niente sarà perduto. Niente sarà perduto e lasciato indietro. Ok. Perché l'ho messo? Sì, no, è giusto. Questo così e questo così. Ok, ci siamo. Qui abbiamo niente che possiamo recuperare. Qui stiamo andando a chiudere. Il fatto che sia tutto vetro mi sta facendo sballare gli occhi. Allora, questo lo possiamo recuperare. Quello lo possiamo recuperare. Ok, questo lo possiamo recuperare. Perfetto, questo lo possiamo recuperarlo. Perfetto, questo lo possiamo recuperare. Ok, recupera, recupera. No, stava a cascare. Vabbè che non cambiava niente. Recupera, recupera e recupera. Ok, il nostro piccone si sta danneggiando sempre di più. Dovremmo andare un attimino. Ah, in tutto questo, signore, dobbiamo fare la farm di Enderman. Nell'End, in tutto questo. In tutto questo noi stiamo andando avanti con i progetti, con nuove costruzioni, con nuove situazioni, ma ci siamo palesemente dimenticati della farm di Enderman. Allora, io direi di fare un altro giro e chiudere. Se voi siete d'accordo con il mio modesto pensiero. Penso di sì, signori. Quindi intanto, allora, recuperiamo. Questo, qua ci posso saltare io? No, giustamente siamo un pelo più basso.
Metti il blocchetto qui, saliamo, metti il blocchetto qui e saliamo. E io direi che possiamo mettere un blocco di terra qui e andare a fare l'ultimo giro, signori. Sì, perché poi dico, penso che saliamo anche troppo. E non mi sembra per nulla il caso. Non ci basteranno mai questi ultimi blocchi per chiudere completamente tutto, però noi non diamo peso a queste cose, signori. Noi non diamo assolutamente peso a queste cose. Mamma mia. Dopodiché dovremo entrare nella stanza delle rane. Nella stanza delle rane e distruggere tutto quanto il tetto di legno. Liberare finalmente quell'albero che così è propriamente brutto, signori. Decisamente sì. Decisamente sì. E poi vedere anche un po' l'illuminazione, perché una volta che andiamo a chiudere tutta quanta questa zona di qua, a liberare qua il tetto, giustamente ci verranno a mancare le torce qua sopra e anche un po' di illuminazione interna, quella ci mancherà sicuramente, quindi potremmo farlo anche con più colori questo vetro, forse veniva più carino se cambiavamo i colori al vetro, forse era anche più visibile. Magari così è proprio invisibile. Però oramai è andata. Oramai la scelta dell'organizzazione è stata questa. E decisamente non mi basta il vetro che abbiamo qui nel nostro inventario. Quindi breve taglio, signori. Breve taglio. Scendo giù di qua. Perfetto. Vado a cuocere l'altro vetro. Che l'altra sabbia che abbiamo dormo e ci rivediamo quando riprendo la costruzione. Vediamo cosa sta avvenendo. Mamma mia, che cosa enorme che sta avvenendo! Mamma mia, sì, forse troppo vetro. Dovevo farlo col vetro colorato. Sarebbe venuto più carino, magari col vetro colorato arancione. Così ricordava un po' ricordava un po' la palude, anche col verde. Sì, poteva essere qualcosa di carino. Non ci abbiamo pensato. Non ci ho pensato, non ci ho pensato, signori. Però va bene. Oramai è andata. Oramai è andata. Signori, ci vediamo quando il vetro è cotto. Ok, signori, ho cotto 20 pezzi di vetro. Diciamo 20 blocchetti di sabbia, che sono diventati 20 blocchetti di qua. Le tartarughe non ne vogliono sapere niente di crescere. Che sono diventati 20 blocchetti di vetro. Ho anche creato delle catene e delle lanterne, signori. Così creiamo anche l'illuminazione. Aspettate, però, perché qui mi ero fatto lo spazio, ma dobbiamo andare a richiudere di nuovo. Ok, vedete, ho già piazzato una catena lì volante, che fatta così è brutta, però ho notato che le catene si possono attaccare come si chiama? Al vetro, quindi questa è un'ottima informazione. È un'ottima informazione. A me è finito nuovamente l'altro vetro, perfetto. Quindi torniamo a prendere l'altro vetro che sta cucinando e ci rivediamo dopo. Niente, piccolo, piccolo aggiornamento, piccolo aggiornamento. Ok, signori, recuperati gli altri 26 blocchetti di vetro. Sta cucinando l'altro. Torniamo velocemente nella nostra cupola enorme di vetro. Torniamo su. Intanto posizioniamo questi 25, vediamo dove arriviamo. 26. Nel frattempo, appunto, si sta cuocendo l'altro e dovremmo comunque con altri 20 blocchi, se non sbaglio, che stanno a cuocere, penso che dovremmo riuscire a chiudere. Dico, è vero e verità, dovremmo riuscire a chiudere, no? Porca miseria, non credo che debba andare a prendere altra sabbia. Che cavolo, non c'ho più voglia, sinceramente. Questi saranno meno di 25 blocchi? Non lo so, lo scopriremo fra pochi secondi. Quello che volevo fare tutto in questo video è alla fine la chiusura di questa cupola. Se sta a mangiare tutto il tempo, praticamente. Mi sa che le catene e le torce e le cavolate varie per illuminare la zona le faremo domani nel video. Di domani, sì. Allora, quanti me ne hai fatti? Altri 7 soli, dai. Non mi puoi fare altri. A rate me ne sta cucendo praticamente, dai. Mamma mia. Per l'ennesima volta, signori. Ok, ci risiamo. Ultimi 23 blocchetti di vetro, signori. O ci riusciamo con questi, o praticamente rimarrà a tetto scoperto questa struttura. Non ho intenzione di andare a recuperare altra sabbia, minimamente.
Ma penso che con 23 blocchi, se capisco dove devo andare senza cascare sotto, dovrei riuscire a chiudere tutto quanto. Questo così, questo così, questo così. Sì, signori, ce la facciamo. Decisamente ce la facciamo. Ok. Allora, tutto, la vetrata è chiusa, signori. Perfetto, ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta, signori. Allora, non ne posso più né di rana, né di vetro, né di tutt'altro. Qualsiasi altra cosa possiate voi pensare. Detto questo, io per questo video mi fermo qui. Signori, abbiamo fatto la struttura di vetro. Domani leveremo tutto questo soppalco di legno e andremo a mettere le torce, le lanterne con le catene, cercando di abbellire un pochino anche l'interno, renderlo più luminoso. Detto questo, signori, vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per anche per i commenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao! Mi raccomando, iscrivetevi.